avuto la fortuna di trovare dei ragazzi fantastici disponibili che mi hanno aiutato subito ad inserirmi. E poi piano piano, con il passare dei giorni, diciamo che non ho più trovato difficoltà ad adattarmi con loro. Sì, con Marco abbiamo fatto un anno e mezzo di primavera. Siamo andati dalla primavera 2 alla primavera 1 con Mr. Zauli e ci siamo salvati l'anno dopo, lui è tornato a gennaio. E sì, Marco lo conosco da tempo, è un grande amico, quindi diciamo che anche lui mi ha dato una mano con i compagni ad inserirmi nel nuovo gruppo. Io fino a 2 anni fa ancora ero in primavera e l'anno scorso ho fatto il mio primo anno nei professionisti con la Pro Vercelli e quindi cerco di imparare il più possibile, di immedesimarmi il più possibile in quello che è la categoria e cerchiamo di continuare a toglierci, ecco, delle soddisfazioni. Sono stato sempre qui nei dintorni, andati dalle parti di Caldaro, dalle parti di Merano, siamo sempre stati qui in zona, i compagni mi portano in giro, mi fanno vedere ogni weekend posti nuovi, quindi diciamo che sono un po' in balia di loro per conoscere i posti. Ho visto già in Piazza Walter che stavano montando tutte impalcature, tutte le cose per i mercatini, mi hanno detto tutti che sono bellissimi, quindi ecco, non vedo l'ora di vederli. Ma sinceramente ancora non sono andato proprio in montagna, montagna in altezza, quindi mi piacerebbe anche vedere come funziona lì e com'è l'ambiente, ecco. Beh, Empoli è un po' come una seconda casa per me, anche per come è proprio strutturata la società. Noi eravamo 20 ragazzi dentro il convitto, con un tutor di riferimento che ci ha seguito per tutti i 5 anni. Io ho fatto tutte le superiori lì, tutto il settore giovanile lì, quindi è rimasto un po', ecco, tanti amici, tutte le persone che lavorano all'interno della società comunque sono ancora legato, le sento spesso. E dal punto di vista calcistico mi ha insegnato tanto, perché comunque venivo da un settore giovanile dilettantistico. E lì piano piano, anno dopo anno, sono riuscito a mettere dentro quei mattoncini che mi hanno portato, ecco, ad affacciarmi al calcio professionistico. Beh, sicuramente il trionfo lì per lì è stato fantastico perché noi eravamo una squadra partita per salvarsi, poi piano piano andando avanti siamo arrivati ai playoff e ai playoff dopo partita di eliminazione diretta ce la siamo cavati molto bene e abbiamo vinto il campionato. E lì per lì, sai, non pensi, anche perché è tutto molto veloce. Noi abbiamo vinto la finale, mi sembra, il 30 di giugno e già il 12-13 luglio ero ritiro di nuovo, quindi non è che pensi tanto a quello che può e non può essere, vivi un po' la giornata e vedi quello che poi arriva. È bellissimo, mi ricordo la prima panchina l'ho fatta a Cagliari, che se non sbaglio abbiamo pareggiato e già vivere il tifo, la piazza e la trasferta con i compagni più grandi, tutto veramente bello. Quindi solo bellissimi ricordi di quello. Ah, ti dico, la prima panchina in Serie A, loro ci avevano pareggiato all'ultimo minuto, questa volta abbiamo avuto la fortuna di pareggiare noi all'ultimo minuto, quindi mi sono preso anche una piccola rivincita. È stato bellissimo segnare così alla fine e sentire tutto il calore dello stadio che ci incitava, ecco, sul pareggio. Ripeto, io vengo da una piccola città delle Marche e un bambino quando inizia a giocare a calcio tutto si aspetta men di poter arrivare, ecco, a vestire la maglia della nazionale, anche se a livello giovanile. È bellissimo, dei bei ricordi della nazionale, di Coverciano, di tutte le trasferte che facevamo con i ragazzi. Ora tante volte mi capita di rincontrarli, magari quando giochiamo anche con le squadre di club. E quindi niente, sempre un'emozione grandissima vestire la maglia della nazionale. Lì in realtà non era proprio la nazionale maggiore, che Mancini, essendo commissario tecnico, comunque ogni anno va ad allenare, fa una settimanella con ogni gruppo, con ogni nazionale, partendo non so se dai piccolini, comunque noi eravamo in under 19 e ci avrebbe allenato lui, avrebbe supervisionato un po' la settimana degli allenamenti e comunque avere la possibilità di lavorare col mister della prima squadra sarebbe stato fantastico. Sfortunatamente
Fortunatamente poi era periodo Covid ed è saltato un pochino tutto. Ma ci sono stati sempre dei periodi durante la mia carriera, ecco, nella quale hanno provato a mettermi difensore centrale, però poi ogni volta magari per carenza centrocampo, per cose, sono sempre ritornato a fare il centrocampista e alla fine diciamo che negli ultimi 2 anni mi sono stabilito lì, ecco. E poi loro sono dei campioni assoluti, quindi proprio come idoli cerco di rubare il più possibile, di capire come riescono magari a fare determinati movimenti, determinati passaggi. E sono proprio dei punti di riferimento da cui cercare di carpire ogni giorno, ogni partita, quel piccolo dettaglio che magari può dare una mano anche a me in campo. Ma loro probabilmente hanno delle caratteristiche che io difficilmente riuscirò a raggiungere, però essendo giovane ancora devo migliorare tanto un po' sotto tutti i punti di vista, anche fisicamente, che magari è la mia migliore caratteristica ora come ora. Avendo 21 anni posso sempre che migliorare, diventare più strutturato e avere maggiori vantaggi. Ho realizzato tutti i miei sogni, ecco, da che avevo da bambino. Sicuramente provare a giocare in Serie A, ecco.